Siamo con Vincenzo Calderoni, avvocato, già candidato almeno per un periodo alle primarie del centro-sinistra dell'Aquila, poi presentatore della lista di API prima delle elezioni. A che punto è la situazione sia per il partito e sia la sua personale politicamente? Ma candidato alle primarie forse è un termine improprio perché sì, forse sono stato candidato alle primarie, ma per un brevissimo periodo. Poi il comitato per le primarie con un provvedimento che io in qualche modo e anche con toni piuttosto accesi ho contestato, però poi dopo tante persone mi dicevano fai ricorso, vai davanti alla magistratura, ho voluto assolutamente, non l'ho presa neanche in considerazione perché è stato un provvedimento di tipo politico, probabilmente in quel momento necessario, adottato dal centro-sinistra. I provvedimenti in qualche modo vanno ossequiati e quindi ho deciso di non opporre nessun tipo di non frapporre nessun tipo di difficoltà. Le primarie si sono svolte con l'esito che hanno avuto. Peraltro devo onestamente riconoscere che non ci sarebbe stato nessuno stravolgimento se mi fossi candidato perché i tanti voti che ha preso Massimo Cialente non li avrei presi. Questo lo devo dire perché ho abitudine ad essere chiaro e leale. Certo. Il provvedimento mi diede fastidio, fu un provvedimento malfatto, decisamente malfatto. Mi si diceva che non potevo, mi si diceva, ma non si scriveva nel provvedimento, perché questo è stata la principale colpa che io ho dato al provvedimento, mi si diceva che non potevo partecipare perché difensore civico, ma nel provvedimento questo non c'era scritto, quindi sostanzialmente il provvedimento nella sua stesura si è rivelato un provvedimento nei confronti di un cittadino che aveva tutti i diritti di partecipare alle primarie. Detto ciò, Oggi? oggi ho presentato la lista dell'API perché le possibilità erano due. Una che ho scartato subito, rimanere fuori dalla competizione elettorale. Non credo che i cittadini aquilani, tutti i cittadini aquilani, si possano permettere il lusso di rimanere fuori dalla competizione elettorale in questo momento. Esorto tutti ad andare a votare perché noi cittadini aquilani dobbiamo fare questo dovere fondamentale perché altrimenti poi non potremo lamentarci di quello che succede in città. Quindi dobbiamo dare un nostro contributo importante. Perché la presentazione dell'API? L'API è un partito che ha un colore moderato, mi sono sempre riconosciuto nell'ambito dei moderati e soprattutto l'API è un partito che ha una connotazione politica precisa, non è un partito che ha connivenze con la classe politica che è stata al potere nella nostra regione, che è al potere attualmente nella nostra provincia e che è al potere a livello nazionale, ancora adesso, ma lo è stata con Berlusconi fino a qualche tempo fa in maniera assolutamente totalitaria. Non è possibile, secondo me, appoggiare quella classe politica in nessuna sua, né in ambito locale né in ambito nazionale, perché è la classe politica che, secondo me, a livello nazionale, ha guastato il nostro paese dopo 17 anni di regime e ha determinato il pessimo andamento della situazione post-sisma ad Aquila. Di conseguenza, schierarsi con qualcuno che non sia, sì, per carità, ci sono dei sindaci che hanno un passato e una tradizione e delle aspettative alternative a questa classe politica, però al sindaco Cialente vanno riconosciuti oggettivamente dei meriti, delle intuizioni. Che ho inteso valorizzare con questo appoggio e con la presentazione dell'API che appoggia il sindaco Cialente. Però non si è candidato. Non mi sono candidato perché è un impegno che avevo preso, è un impegno che avevo preso anche con degli amici e con delle amiche. Non mi sono candidato perché lo avevo detto, mi sarebbe sembrato poco opportuno. Non mi sono candidato non significa che resto fuori, sto certamente facendo attività, certamente facendo campagna elettorale per Cialente, sto appoggiando una delle candidate in particolare, ma non voglio dire il nome perché non mi sembra corretto nei confronti degli altri, che devono tutti portare un ottimo risultato, perché la lista dell'API è una lista che ha delle ottime potenzialità. Una lista rosa, tra l'altro. È una lista molto rosa, forse credo che sia la lista che ha più nominativi al 14. femminile, della qualcosa ne vado orgoglioso, perché è giustissimo è giustissimo che ci sia una rappresentativa delle persone, perché purtroppo la distinzione tra sessi tante volte diventa una discriminazione. E la nostra Costituzione, per esempio, non discrimina tra sessi, la nostra Costituzione parla di persone, a prescindere dal sesso. E la lista dell'API è riuscita a
a dare corpo a questo tipo di esigenza che è sempre più diffusa nella società evoluta, con la presentazione di molte quote rosa. Dicevo del sindaco Cialente, perché appoggio Cialente? Lo faccio con convinzione, ma io voglio fare una riflessione di tipologico, ed è fondamentale. Si dice che ovviamente l'esigenza primaria per L'Aquila è la ricostruzione, e da parte dei detrattori di Cialente si dice che la ricostruzione in città non sia partita, magari perché la giunta municipale, il sindaco, il consiglio comunale non sono stati all'altezza. Questo è una viene smentito dall'osservazione attenta della realtà, perché se noi andiamo a vedere, la ricostruzione non è che non è partita nel comune dell'Aquila, la ricostruzione non è partita in nessuno dei comuni del cratere, la cosiddetta ricostruzione pesante, certo. In nessuno dei comuni del cratere. Quindi dobbiamo dire che o tutti i sindaci del cratere sono delle persone incapaci, e questo credo che non lo possa dire nessuno, perché annoveriamo fortunatamente tante persone che hanno delle elevate capacità, oppure dobbiamo andare a vedere le ragioni di questa mancata partenza della ricostruzione più in alto, cioè in quelle ragioni che sono state determinate dal governo centrale con le OPCM, che ha creato un sistema assolutamente pletorio, un sistema assolutamente poco efficiente, e soprattutto da quelle attività non compiute o mal compiute dal commissario Chiodi. E dico pure, le dimissioni di Cialente da vice commissario la dicono lunga sull'atteggiamento di Cialente, la dicono lunga sul fatto che lui probabilmente prima di tutti aveva capito che questo tipo di struttura non sarebbe stata in condizione di portare a nulla, e infatti si è tirato fuori, si è dimesso. È un atteggiamento che secondo me va valorizzato. Sarà, non solo. Sarà premiato secondo lei il 6-7 maggio? Secondo me sarà premiato. Sarà premiato anche perché gli aquilani sanno che in questo contesto in cui tutta Italia, che si è occupata di terremoto a livello politico, a livello di potere, a livello amministrativo, tantissimi sono andati a finire sotto processo. È andata a finire sotto processo gente che veniva dal nord, gente che veniva dal sud. Sull'Aquila si sono fregati le mani e hanno cercato di approfittare, non lo so quante centinaia di persone, soprattutto non aquilani, ma soprattutto facendo parte della struttura di potere che ci è stata imposta dall'alto. Gli aquilani sanno che hanno un sindaco onesto, che si trova sotto processo per i fatti del terremoto, esclusivamente perché ha partecipato ad una manifestazione. E l'ho detto in tante occasioni pubbliche, io sono orgoglioso di avere un sindaco che sta sotto processo per aver appoggiato in una manifestazione pubblica la sua città, e per null'altro. Avrebbe potuto avere le mani in pasta su tutto e non l'ha fatto. È una persona onesta, lo ha dimostrato in questi anni difficilissimi di gestione, in cui avrebbe potuto approfittare lui più di chiunque altro, e invece non ha approfittato di nulla. È sotto gli occhi di tutti. Tutto si può dire, fuorché che Massimo Cialente abbia voluto approfittare minimamente dei denari che ha dovuto gestire. È al di sopra di qualsiasi sospetto, non solo. Ma la gestione del terremoto finalmente è tornata al comune, con una battaglia fatta innanzitutto da Massimo Cialente. È riuscito a riportare questa gestione al comune, e oltretutto è riuscito a creare questo tipo di movimento all'interno del comune, questo tipo di voglia di fare da parte, io questo lo dico anche come difensore civico, no? Spesso mi sono trovato a dover patrocinare le esigenze di cittadini che non riuscivano ad avere, per esempio autonoma sistemazione e via dicendo, e spessissimo mi sono trovato ad avere a che fare con l'atteggiamento da parte dei funzionari o degli impiegati del comune, un atteggiamento, allargavano le braccia per dire: non possiamo gestire noi, purtroppo non lo possiamo fare, purtroppo ci hanno scippato di questo tipo di risorse. Quindi le risorse degli aquilani, per gli aquilani, venivano gestiti da non aquilani. Questa battaglia è stata vinta, finalmente queste risorse verranno gestite dagli aquilani, e soprattutto da aquilani che sanno come fare, e Massimo Cialente sa come fare, lo ha dimostrato per aver preso le distanze dalla gestione commissariale, chiamiamolo così, post emergenziale, lo ha dimostrato per essere stato al di sopra di qualunque tipo di dubbio sulla sua assoluta onestà, trasparenza, e credo che questo sia nell'attuale panorama politico nazionale un valore assoluto, indiscutibile, sul quale è possibile, solo su questo, oltre che sulle capacità e su altro, secondo me è giusto votare e far votare Massimo Cialente e i suoi candidati.